Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Invochiamo insieme lo Spirito Santo. Spirito Santo, tu sei l'animatore e il santificatore della Chiesa. Suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e suo consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo pegno e preludio di vita beata ed eterna. Vieni e divora tra noi, Spirito Santo. La Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste, ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo. Dimora tra noi, Spirito Santo. Vieni e divora tra noi, Spirito Santo. Preghiamo. Donaci, Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza di Cristo, tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel suo nome, e fa che, nello spirito di verità e di amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci mettiamo seduti, ascoltiamo la parola del Signore. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu preparerai una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Illuminate dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Insieme la preghiera per la visita pastorale. Signore risorto, pastore misericordioso, ti preghiamo con fiducia per la Chiesa che vive in sola a Cassino, Aquino, Pontecorvo. Tu ci offri un tempo di speciale consolazione
con la visita di un nostro vescovo gerarco. Nel tuo nome vieni a ravvivare la fede, a distendere le ali della nostra speranza, a rigenerare l'ottimismo della carità fraterna, infine sepere. Signore risorto, sorgente di vita nuova, dona al nostro pastore la sapienza del cuore. Premuroso nell'ascolto e ricolmo di gioia, esprima gesti e parole di lieto annuncio. Riceva da te forza per affrontare la fatica, conforto e sostegno nelle difficoltà. Riaccende a tutti la passione del Vangelo, il fuoco e lo slancio della missione, infine sepere. Signore risorto, donaci lo spirito di fortezza per non cedere alla triste tentazione di tirare i remi in barca e restare rassegnati a reti vuote lungo la riva. Insegnaci ancora a riassettare le reti e a gettarle nel mare delle nostre delusioni. Tu ci chiami ad essere pescatori di uomini. Faremo viva memoria della tua parola per ascoltare fiduciosi la tua voce suadente e prendere il lago con fiducia e coraggio, infine sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, intanto non soltanto come gesto di buona educazione ma di viva gratitudine porgiamo il nostro saluto e il ringraziamento al carissimo professore Don Giovanni Tangorra. Grazie professore per questa disponibilità, tra corsi, esami, un periodo credo abbastanza intenso, però insomma ha mantenuto l'impegno che immediatamente ha assunto dando la disponibilità quando ci siamo cercati per questo appuntamento. Permettetemi soltanto, essendo un po' la prima sera delle tre, alcune considerazioni iniziali di saluto, di benvenuto, ma anche di, come dire, di questo ingresso graduale a quella che è l'esperienza, il progetto di queste tre sere, per poterlo sposare, condividere il più possibile, molto in profondità e con viva responsabilità e gioiosa dire condivisione. È evidente che questa tappa delle tre sere, questa sosta della nostra Chiesa diocesana è immediatamente legata, non potrebbe essere diversamente, al progetto della visita pastorale già annunciata durante la messa crismale, la cui indizione è stata promulgata il giorno di Pasqua, il 21 aprile, e così poi tutti gli altri adempimenti fino a questo momento del convegno, che come tema assunto qualcuno bussa alla porta della tua casa, apri, ascolta, dice appunto l'immediatezza dei temi messi in riflessione, in argomento, in calendario con appunto l'esperienza e il progetto della visita pastorale. Il titolo del convegno siamo un po' così, ma insomma è molto legato a quello che sarà la presentazione della visita durante la terza sera. Naturalmente questo ci dice come la visita pastorale non può essere immaginata, pensata come un qualcosa che viene lì indicata, indetta, poi troverà il modo, il tempo, il calendario per essere svolta, ma avviene dentro un grembo pastorale che è il cammino della nostra diocesi, che non inizia oggi, inizia da quando siamo Chiesa e soprattutto in questi ultimi anni ha potuto, come dire, svolgere un percorso organico e articolato. Dentro questo percorso è stata pensata la visita pastorale, a sua volta immaginata anche come una ripresa del percorso successivo di ulteriore impegno, secondo ciò che in questo momento storico la Chiesa di Papa Francesco chiede alle nostre comunità, alle nostre chiese particolari. Allora, cosa dire? Chiediamo al Signore intanto una particolare effusione dello Spirito Santo. Proprio oggi Papa Francesco ha fatto questa bella preghiera: Spirito Santo, armonia nostra, tu che fai di noi un corpo solo, infondi la tua pace nella Chiesa e nel mondo. È quello che vogliamo intanto chiedere insistentemente e direi in modo permanente al Signore, questa particolare, speciale effusione dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo illumini questo momento importante di discernimento sul cammino compiuto e su quello che ci spetta fare e compiere in prospettiva per il prossimo futuro. Direi, chiediamo allo Spirito di aprirci proprio alla profezia storica del nostro essere Chiesa, una Chiesa incarnata, che sa vivere questo momento storico in modo profetico, attingendo dalla parola di Dio la forza e la gioia di essere aperta al mondo. E per noi il mondo è immediatamente il territorio dove la nostra Chiesa di fatto vive ed è chiamata ad annunciare il Vangelo. Chiediamo al Signore della Pasqua di affiancare questo nostro cammino come pellegrino insieme con noi e compagno di viaggio, e immaginando l'interesse, spero anche del Signore, su questo nostro convegno, mi viene in mente la domanda che Lui pone ai due viandanti sulla via di Emmaus: di che cosa state discutendo queste sere? Di che cosa state discutendo tra voi? E i nostri discorsi non possono soffrire, quasi direi, il rischio di non incrociare la sua Pasqua. Il rischio lo hanno corso quei due sull'esempio alla scuola di quel cammino. Cerchiamo di non correre lo stesso rischio, pensare il nostro essere Chiesa, il vivere come Chiesa, dimenticando la centralità della Pasqua. Il convegno si articola in queste tre sere con le prime due relazioni fondamentali che saranno presentate dal professore Tangorra, poi ci sarà l'ultima sera la mia relazione insieme con l'ultima parte che sarà più organizzativa e tecnica affidata al segretario generale della visita pastorale, Monsignor Domenico Simeone, Don Mimmo, e i temi sono stati pensati appunto in funzione e al servizio di questa esperienze di Chiesa con la visita pastorale. Sono dei temi molto importanti sui quali senza dubbio il professore ci aiuterà a sostare e molto in profondità e di cui faremo molto tesoro. Oltretutto, insieme al sussidio pastorale che è già in stampa, avremo, direi, molto presto, perché è uno strumento di lavoro in preparazione alla visita pastorale, anche il prossimo numero del Dottor Angelicus, che raccoglie gli atti di questo convegno. Questo lo dico pubblicamente per l'impegno che il professore ha preso e che credo stia già in qualche maniera predisponendo di offrirci i testi delle sue relazioni, avere questo instrumentum laboris anche per le comunità, le singole comunità parrocchiali. Quello che è il momento della visita pastorale naturalmente proviene dal cammino compiuto. Se parliamo di Chiesa, perché questo in fondo è il tema centrale della visita pastorale, una radiografia, il Papa ha detto all'ultima assemblea della CEI, parlando della sinodalità, una cartella clinica della vita della nostra comunità ecclesiale, e perché abbiamo già parlato, ricordate, della vita come vocazione nel 2004, per poi passare alla vita come vocazione all'amore, all'esperienza di coppia, al matrimonio, alla famiglia, alle sfide educative della famiglia, soprattutto con i giovani, e quindi la grande famiglia che è la Chiesa. È stato tutto un percorso di anni che ci ha portato fino a questo momento della nostra storia ecclesiale. Il Papa nel convegno di Firenze, il convegno ecclesiale di Firenze nel 2015, si è reso conto che in Italia si era fatto molto poco rispetto all'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che è il documento programmatico del pontificato di Papa Francesco, e indicava alla Chiesa universale la prospettiva fondamentale dentro cui ogni comunità avrebbe cercato di articolare poi il vissuto particolare, ma sullo schema della Evangelii Gaudium, ridetto con quell'espressione sintetica ma molto significativa e pregnante, la Chiesa in uscita. Ma già San Giovanni Paolo II nel convegno ecclesiale di Palermo
Oso dire una frase che poi in qualche modo è stata disattesa. Se è stata disattesa la Evangelii Gaudium dalla Chiesa italiana, immaginiamo quello che disse a Palermo Papa San Giovanni Paolo II. Non è più il tempo della conservazione, ma è il tempo della rinnovata missione. La conservazione è come ereditare quello che abbiamo sempre fatto, ripetendo schemi e contenuti come se il mondo non fosse cambiato. Poi abbiamo avuto anche il convegno ecclesiale italiano sul tema comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Abbiamo preso coscienza che il mondo cambia continuamente, ma la comunicazione del Vangelo è una fatica enorme. Arriva Papa Francesco con la Evangelii Gaudium e lui denuncia a Firenze come questa Chiesa italiana, lo ha detto con garbo, insomma, ha disatteso la sua speranza di essere noi come Chiesa italiana pronti ad assumere la prospettiva della Evangelii Gaudium. Così diceva il Papa a Firenze: permettetemi solo di lasciarvi una indicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, immaginiamo tutte le associazioni, per esempio le aggregazioni ecclesiali, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento della Evangelii Gaudium. 2015. Sono sicuro, diceva il Papa, della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Movimento creativo, perché, come dire, affrontiamo delle sfide inedite. Ci vuole un movimento creativo, una fantasia dello Spirito Santo per dire come oggi dobbiamo diventare e vivere come Chiesa in uscita. E allora chiediamo al Signore di accompagnarci in questo momento molto speciale della nostra Chiesa. Sono già pressoché 5 anni che la diocesi vive il suo nuovo volto, il volto di una tenda allargata, e direi ormai non c'è più tempo da perdere, nel senso di intraprendere questo slancio di evangelizzazione urgentissimo. Tutti lo sentiamo nelle piccole, medie, grandi comunità. Adesso l'impegno è fare quadrato intorno a questo evento della visita, che deve segnare questo passo di una Chiesa che cammina e guarda il proprio futuro secondo la prospettiva dell'Evangelii Gaudium. Per cui grazie ancora al professore, grazie a voi della partecipazione, e non c'è che da augurarci più di sempre ottimo, non solo buon lavoro, ma ottimo lavoro da parte di tutti. Grazie. Ecco, Monsignor Giovanni Tangorra, i nostri sacerdoti, i seminaristi che hanno frequentato e frequentano il Leoniano lo conoscono da sempre, loro professore, loro esaminatore, direttore dell'Istituto Teologico. Nasce nel 1955, la data esatta proprio non lo diciamo, a Valenzano, e pugliese. Sì. Valenzano, Bari. Viene ordinato sacerdote, qui la data la diciamo per estesa, viene ordinato sacerdote il 24 giugno 1979, lunedì prossimo sono 40 anni che è presbitero, che è sacerdote, quindi lo accompagneremo con la nostra preghiera. Quindi. È incardinato nella diocesi suburbicaria di Palestrina, ha fatto il dottorato in ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense con una tesi sull'ecclesiologia di Yves Congar. Siamo andati a scoprire anche questo. Questo poi ha determinato poi tutto il curriculum di studi e anche le pubblicazioni successive. È stato direttore, come abbiamo detto, dell'Istituto Teologico del Leoniano, ha insegnato presso la Facoltà del Teresianum e attualmente è professore stabile alla cattedra di ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, ordinario presso la Pontificia Università Lateranense, continua la docenza a Leoniano? No, quello no. E allora, è stato assistente ecclesiastico del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale per ben 2 mandati.
le pubblicazioni, ne citiamo soltanto alcune tra le numerosissime sue pubblicazioni: La Chiesa secondo il Concilio, edito dalle Deoniane, Sacramentum Caritatis, studi e commenti sull'esortazione apostolica post-sinodale di Benedetto XVI, La Chiesa, mistero e missione a 50 anni dalla Lumen Gentium, carismi e ministeri, temi di ecclesiologia e anche un testo un po' particolare, Credere dopo Auschwitz. Il tema di questa sera è vivere il mistero della Chiesa, comunione e sinodalità. Il professore Tangorra afferma che la sinodalità è lo stile permanente della Chiesa, deve essere lo stile permanente della Chiesa, però per arrivare alla sinodalità bisogna riscoprire la comunione in quello che è il luogo teologico del popolo di Dio. Esattamente. Possiamo andarci. Ha detto tutto già, va bene. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, vengo sempre volentieri nelle diocesi del Lazio Sud, anche perché praticamente le ho girate tutte, insomma, dai tempi di Anagni, quindi volentieri. Oppure ho fatto due ritiri al clero di Sora, ma tempi quando eravamo più giovani. Allora, ringrazio Sua Eccellenza per l'invito, che ha avuto coraggio, nel senso che ha invitato un professore. Io sono un professore di dogmatica, e i professori a noi, quando ci scrivono le lettere, scrivono sempre chiarissimo professore, ma noi tutto siamo fuorché chiari, quindi non so se avete mai sentito un professore di ideologia. Usano a volte un linguaggio un po' astratto, specialistico. Capita a tutti. Io una volta ho sentito parlare un falegname e non ho capito nulla, quindi, perché usava dei termini tecnici, mi stava spiegando come si costruisce una sedia. Quindi ognuno di noi ha la sua specializzazione, per dire. Cercherò invece di essere il più semplice possibile, di farmi capire, senza però abbassare il livello. Ecco, io qui non sono venuto a farvi un predicozzo, non sono venuto a darvi del latte, sono venuto qui a darvi cibo solido. Quindi chiedo a voi forza, coraggio ed entusiasmo, perché stasera io voglio darvi una lezione di ecclesiologia, ma di quelle proprio forti. Ecco, spero di riuscire a farmi capire e a comunicare, ma io credo che il popolo di Dio ha bisogno di sentire le cose solide come effettivamente sono. L'argomento che ci vede riuniti stasera è molto semplice, detto in una parola, è la Chiesa. Questo ne è stato detto, la Chiesa. Parlare della Chiesa per un cristiano è un po' come parlare di se stessi. Spero che almeno questo dopo il concilio l'abbiamo compreso, anche se Jacques Maritain, che era un filosofo molto famoso qualche decennio fa, lui diceva, Jacques Maritain, il modo in cui il linguaggio comune si serve della parola Chiesa genera confusione. Io dicessi Chiesa, una volta in una riunione dei giovani fece una chiesa, ditemi tutto quello che vi viene in mente. Ecco. E la maggior parte della gente, soprattutto i giornalisti, sono il peggio quando parlano della Chiesa, per loro la identifica ancora con il Papa, il clero, la città del Vaticano. Mi ricordo un giornalista, Rai 11, che il Papa andò a fare la visita al Quirinale e c'era la bandiera bianca e gialla, no? E il giornalista disse, vedete la bandiera della Chiesa vicino alla bandiera italiana. Ecco, si vede che non è mai venuta ad Anagni a fare ecclesiologia, perché insomma non esiste questa bandiera della Chiesa, ma è la bandiera dello Stato Vaticano, che è al servizio della Chiesa, no? Un'altra cosa. Quindi sulla parola Chiesa, diceva Maritain, noi facciamo spesso confusione. E c'è anche chi la concepisce ancora come un'idea astratta, come quando diciamo lo Stato. Che sarà lo Stato, lo Stato. E perciò è opportuno qualche volta parlare della Chiesa, come faremo stasera.
Anzi, Paolo VI diceva, è opportuno che sia la Chiesa a parlare di se stessa. Bella questa frase. Sia la Chiesa a parlare. Quindi dici, o Chiesa, chi sei tu? Chi sei tu? Due sono le domande fondamentali che noi dobbiamo farci quando vogliamo conoscere qualcosa, in particolare anche se volete conoscere la Chiesa. Due sono le domande fondamentali, no? Io, anche se voglio conoscere questa cosa, cos'è? Cos'è? C'è un bicchiere, vabbè. A che serve? Bene, insomma, no? Uno pensa che servi a tagliare il formaggio, non batto. Quindi cos'è e a cosa serve? Allora, domande a voi che io rivolgo stasera, provocatorio. Cos'è la Chiesa? No, non mi rispondete se non facciamo notte, ma però mi piacerebbe, questa è sinodalità, perché la conferenza non è sinodale, la sinodalità è proprio interagire insieme. Cos'è la Chiesa? A cosa serve la Chiesa? O meglio, qual è la sua missione? Sapete rispondere a questa domanda? Beh, se sapete ce ne possiamo anche andare. Allora, no, adesso scherzando, stasera parleremo del che cos'è la Chiesa. Questa è l'identità, la carta d'identità della Chiesa, vorrei tracciare. Lunedì invece parliamo della missione. Ecco, questa è un po' la consegna che mi ha fatto il Vescovo, opportunamente, perché le due cose possono essere distinte, anche se nel caso della Chiesa, attenzione, sono indivisibili. Ecco, nelle altre cose sì, si possono dividere, ma nel caso della Chiesa sono indivisibili. Vi dico già un pensiero molto importante, che cioè la Chiesa è missionaria quando è realmente se stessa. Ma è realmente se stessa quando è missionaria. Sembra un giro di parole, ma se ci riflettete un po' non è un giro di parole. Questa è una grande verità. Essere missione della Chiesa sono inscindibili. Non si può essere Chiesa senza essere missionari, e non si può essere missionari senza essere Chiesa. Ho già detto un pensiero importante per lunedì. Inoltre la fede, come tutti i misteri della fede, è importante precisare, oggi faremo una conferenza, ma è importante precisare che la fede non è solo oggetto di conoscenza, ma anche di esperienza. De Lubac era un grande teologo, qui c'è. Non ho salutato i miei studenti, coloro che mi conoscono, tra cui il vicario, Monsignor Recchi ed altri, insomma, quindi, che conosco da anni, mi fa piacere vederli, sono tre studenti le mie, che saluto molto volentieri. E c'è la Henri de Lubac, quindi sicuramente chi ha fatto qualche mia lezione sa chi è. Henri de Lubac era un grande teologo francese, lui diceva che della Chiesa si parla troppo, ciò che manca è viverla. Bello questo pensiero. Si parla troppo della Chiesa, ciò che manca è vivere. Non basta allora studiarla, occorre starci dentro, occorre crederci, occorre amarla. Guardate, proprio perché la Chiesa si vive più che conoscere, proprio per questo può capitare un fatto molto strano, che una pia vecchietta, una vecchietta devota, sincera, che non ha mai seguito una lezione di teologia o una conferenza di ecclesiologia, può sapere della Chiesa molto più di un teologo che ha la laurea ma non la vive. La fede è vita, non è solo sapere, ma è vivere. Per cui, ecco, anche questo è un pensiero, credo, importante. Su cosa mi fermerò stasera? Mi fermerò su tre idee, il tempo passa veloce, io mi piace anche perché vi vedo così attenti e subito questo suscita grande confidenza. E io mi fermerò su tre aspetti fondamentali della Chiesa, li chiamo elementi costitutivi. Cioè, cosa vuol dire elemento costitutivo? Che la domanda di fondo è cos'è la Chiesa, vi ricordo, questa è la domanda che ci deve accompagnare. Tre elementi costitutivi, cioè la comunione, il popolo e la sinodalità. La comunione del popolo, cioè voglio dire, sono costitutivi nel senso che se ne levate uno è come se sotto un tavolo a tre gambe ce ne levate una. Che succede?
Ecco, non ci potete appoggiare la bottiglia sopra, ovviamente. Quindi sono costitutivi, ci devono stare tutte e tre. E non stanno separati l'uno dall'altro, ma sono tra di loro collegati. Potremmo dire che viene questa immagine: la Chiesa è il popolo generato dalla comunione divina che vive in maniera sinodale. La Chiesa è il popolo, lo devo spiegare ancora, però questa è l'idea. La Chiesa è il popolo generato dalla comunione divina che vive in maniera sinodale. Nella riflessione citerò un po' il Concilio Vaticano II. Sapete tutti che cos'è, non devo spiegarlo, vero? Concilio Vaticano II, magari se mi dite solo quando fu aperto, io evito di parlarne. Fu aperto nel... i miei studenti non devono dirlo, gli altri, nel più o meno... 62, brava, bravissima, 30, 62, se non è una tombola, ma una 62, 4 anni di lavoro, poveri vescovi. Giovanni XXIII mise da parte pochi soldi, pensava che in 3 mesi finiva tutto perché i lavori erano stati già costruiti e poi è durato 4 anni, insomma. Quindi almeno perché hanno lavorato tanto questi vescovi, parliamo, tutti i vescovi del mondo, poi 2500 allora. Uno straordinario evento l'ha definito, sapete che Benedetto XVI a suo tempo lo definì la bussola, il Concilio Vaticano II, la bussola che permette alla nave della Chiesa di navigare in mare aperto. Ci ha dato quanti documenti? Forse questo è più difficile, 16, di cui 4 costituzioni che sono come i punti cardinali, nord, sud, est, ovest, che ci orientano, 4 costituzioni. Una costituzione dedicata alla Chiesa si chiama? Bravi. Una Chiesa dedicata al rapporto con il mondo si chiama? Gaudium et Spes. Una costituzione dedicata alla rivelazione, alla parola di Dio, si chiama? Dei Verbum. E una costituzione è dedicata alla liturgia, si chiama? Sacro Santo Concilio. Bene, sono preparato. Eccellenza, lei può essere contento. Bene, Lumen Gentium. Lumen Gentium ha 8 capitoli. Primo capitolo, noi ci fermeremo un po', non mi fermerò proprio sul Vaticano II, ma ci fermeremo un po' sui primi 2 capitoli. Il primo capitolo si intitola Il mistero della Chiesa, il mistero della Chiesa, e ha lo scopo di dirci cos'è l'essenza. Vi ricordo che io stasera voglio approfondire con voi cos'è la Chiesa, l'identità della Chiesa. Ebbene, il primo capitolo vuole proprio dire cos'è la Chiesa nella sua essenza. La vedo l'essenza. È qualcosa che se non c'è, non c'è niente, insomma. Quindi dice l'essenza della Chiesa, primo capitolo. Il secondo ci dice chi è il soggetto della Chiesa, un termine un po' difficile, il soggetto storico, cioè il soggetto, l'essenza non si vede, è invisibile. E chi è invece il soggetto storico della Chiesa? Il Concilio dice il popolo di Dio. Poi il terzo, il quarto e il sesto capitolo tratta le compagini interne al popolo di Dio, che sono i laici, che sono i religiosi, le suore, i frati, che sono i vescovi, il clero e i preti, un po' poco, devo dire che il Concilio ci ha trascurati. La Lumen Gentium ha dato ai laici un capitolo, ai vescovi un capitolo, ai religiosi un capitolo. Poi si sono ricordati, ma dei preti non parliamo. E allora hanno fatto un numeretto, il numero 28, insomma, alla fine. Vabbè, poi hanno dedicato un documento, un decreto, la Presbyterorum Mordis. 8 capitoli. Poi c'è il settimo capitolo dedicato all'indole peregrinante del popolo verso il regno di Dio, bellissimo questo capitolo. Ah, c'è il capitolo 5 dedicato alla santità come obiettivo della vita cristiana. Poi l'ottavo capitolo dedicato alla Beata Vergine Maria, attenzione, non posta lì, perché oggi siamo abituati che tutte, insomma, le omelie, sapete che io dico sempre, sapere quando stanno finendo le omelie, vedete se parla della Madonna, allora siamo alla fine, insomma, perché è sempre conclusione. No, a me non piace personalmente questa cosa, io cerco sempre di evitarlo perché sembra troppo meccanica la conclusione, insomma. E questo un po' il Vaticano II ci ha influenzato, perché l'ultimo capitolo dedicato a Maria, ma attenzione, è ultimo, gli inglesi dicono, come dicono? Last but not least, cioè l'ultimo, non il meno importante,
perché Maria, come lo tratta il Concilio, è il modello, il tipo di ciò che la Chiesa è. Quindi cos'è la Chiesa? Ecco il modello, come lo scultore. Ecco, ti offro, dopo che ti ho parlato della Chiesa, ti offro il modello da imitare. Bene, partiamo dal primo punto, la comunione. Che si intende dire la Chiesa è una comunione? Il primo capitolo si intitola Il mistero della Chiesa. Che cos'è la parola mistero? Una parola che subito nel linguaggio comune fa pensare a un enigma difficile da sciogliere. Ecco, quando avevo un compagno alle scuole elementari che faceva sempre domanda al parroco, ma che cos'è? E lui diceva, zitto, è un mistero. Cioè nel senso che non lo voleva spiegare, non si poteva capire e basta. Non è in questo senso, il mistero per il Concilio è ciò che è per la Bibbia, cioè è la presenza salvifica di Dio. C'è il mistero dove io contemplo la salvezza di Dio. Questo è il mistero. È un mistero perché non la so spiegare, perché questa cosa mi ha salvato o ci ha salvato, dove colgo la presenza di Dio. Non so se nella vostra vita avete vissuto una di queste esperienze in cui cogliete la presenza salvifica, benefica di Dio. E tanto che Paolo VI disse in un discorso che la Chiesa è una realtà impregnata della presenza di Dio. In questo senso è il mistero. E per questo non basta conoscere la Chiesa, bisogna vivere. Un mistero si vive. L'amore è un mistero. Dite a due ragazzi che si vogliono bene, perché vi volete bene? Non vi rispondono, però lo vivono, è un mistero. Si vivono i misteri, ecco, non tanto si spiega. Lo scopo del primo capitolo è mostrare l'essenza spirituale della Chiesa. E per dirlo, il Concilio va alle sue origini, come si faceva prima, che non c'erano le carte d'identità, e uno diceva, tu di chi sei figlio? Sono Giovanni di Antonio, di fu Antonio, che fu di... no? Le origini. Il Concilio va alle origini della Chiesa, attenzione, siamo a un punto molto importante. Dove trova queste origini della Chiesa il Concilio? Non le trova in una invenzione degli uomini, se io devo trovare le origini dell'Europa o dell'ONU o dell'UNICEF, no, è facile. Non le trova in un'invenzione degli uomini, quindi non le trova nel nostro efficientismo umano, non le trova nel Papa, non le trova in qualche collegio episcopale, ma le trova nel mistero per antonomasia della fede cristiana. Qual è il mistero per antonomasia della fede cristiana? La comunione trinitaria. Dopodomani è la festa della Santissima Trinità, è l'occasione per riflettere su questo che è il mistero fondamentale della nostra fede. La Chiesa è ex Trinitate, ci dice la Lumen Gentium al capitolo primo. Sorge dalla comunione, attenzione, dalla comunione trinitaria, che è la comunione trinitaria è amore eccedente. Amore eccedente. Da questo amore eccedente sorge la comunione ecclesiale. Infatti noi diventiamo Chiesa dopo essere stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio, e solo allora diventiamo Chiesa. La Chiesa sorge dalla Trinità, è dono della Trinità. Comunicandosi agli uomini, la comunione trinitaria genera la Chiesa, attenzione, ma non la genera in un punto del tempo o dell'eternità, la accompagna, la genera permanente. Anche ora la Chiesa è generata dalla comunione trinitaria, alimenta la sua vita nel profondo, sotterraneo. È come se dicesse il Concilio, apri la superficie della Chiesa, guarda la vita che sta sotto. Non so se vi è mai capitato, no? Quando a un certo punto sotto trovate un tesoro, guarda sotto e c'è la vita trinitaria che alimenta la vita ecclesiale, come la linfa che scorre nelle vene dell'apparato circolatorio, come la falda acquifera da cui scaturisce la corrente di un fiume. Togliete la falda acquifera a un fiume, che accade? Si secca. Togliete alla Chiesa la comunione trinitaria, che accade? Diventa un deserto sabbioso.
Lo so che il concilio ci eleva alla contemplazione, ma il mistero della Chiesa comincia da qui, altrimenti abbassiamo il livello della sua identità. Ecco. I numeri 2, 3, 4, poi ve ne andate a leggere se avete i documenti del concilio, che sono tra i più belli, i numeri 2, 3, 4 disegnano un'icona trinitaria della Chiesa, dicendoci proprio la sua origine, e l'attribuisce a ogni persona divina, dicendo che la Chiesa discende dal disegno del Padre di salvare tutti gli uomini, è realizzata attraverso l'incarnazione del Figlio, è attualizzata, significa oggi che è il protagonista della Chiesa, è attualizzata dallo Spirito Santo. Il protagonista trascendente della Chiesa oggi è lo Spirito Santo. Se siamo fermi, immobili, vuol dire che lo Spirito ci soffia poco dentro le vele. Quando la barca, no, sta nello stagno e non c'è vento nelle vele, siamo immobili, vuol dire che lo Spirito non soffia dentro di noi. Icona trinitaria, bellissima. E alla fine, come conclude il capitolo primo, cioè il numero 4, ma come conclude il senso del capitolo primo? È quello di produrre in noi un'autocomprensione. Allora, Chiesa, chi sei? Chiesa, conosci te stessa. Chiesa, no? Conosci te stessa. Ed ecco la risposta. È la risposta, il concilio ce la dà, è stupenda, questa cosa fa venire i brividi, ce la dà con una frase di San Cipriano. Ma io starei più un'ora a parlare con voi di San Cipriano, un personaggio fantastico. La frase di San Cipriano che dice: siamo il popolo, vedete l'idea, radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo il popolo generato dalla comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo un popolo non senza Padre, siamo un popolo generato dal Padre, dal Figlio e dello Spirito Santo. Guardate, se veramente, adesso lo dico sul serio, se abbiamo capito questo, noi veramente ce ne possiamo veramente andare. Io l'ho detto tre volte stasera, ma no, questo è sul serio. Ma non è diffusa questa idea. Io veramente sto male quando identificano la Chiesa con queste cose così esteriori, superficiali. Questo è la linfa profonda, questo è il sangue che scorre nelle vene della Chiesa che il Signore ci ha donato. E siamo il popolo radunato, e lo diceva San Cipriano. Questo, sapete, è molto importante per capire che la Chiesa è comunione. Quindi è un punto decisivo. Quando diciamo che la Chiesa è una comunione, diciamo che la comunione tra noi, quella orizzontale, con me, con te, tra noi, la comunione tra noi, sorge questa comunione tra noi che ci fa popolo, che ci fa Chiesa, sorge questa comunione tra noi non da motivi, siamo dello stesso paese, ci vogliamo bene, vogliamo se bene, siamo simpatici, abbiamo un bel progetto, abbiamo un vescovo, no! Questa comunione tra noi che ci fa Chiesa, orizzontale, sorge dalla verticale della comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Guardate che parlare della Trinità, e domenica festeggiamo la Trinità, festeggiamo anche noi stessi, la Chiesa. Perché è l'ex Trinità, sorgente della Chiesa è la Santa Trinità. È un po' come la croce, l'orizzontale, Gesù, le braccia orizzontali, l'orizzontale è quello che voleva fare il Borromini, quello l'orizzontale è, siamo tutti quanti noi, ma a livello oltre il tempo e oltre lo spazio, siamo tutti quanti. L'orizzontale comunione tra noi è retta, l'orizzontale, dalla verticale della comunione con Dio. La croce è anche un simbolo della comunione. La comunione ha due linee, l'orizzontale tra di noi, ma questo orizzontale tra di noi si regge sulla verticale con Dio. Guardate, per capire questi sviluppi, che sono sviluppi dogmatici, attenzione, non sto facendo un'idea così omilettica, sono sviluppi dogmatici, per capire questo bisognerebbe un po' studiare le ecclesiologie precedenti al capitolo primo della Lumen Gentium. Le precedenti ecclesiologie, quando parlavano dell'origine della Chiesa, quando parlavano della natura della Chiesa, quando gli ponevi la domanda che cos'è la Chiesa, loro rispondevano partendo dagli elementi istituzionali, istituzioni.
elementi esterni, più esterni. Il concilio non è, e ci dava un'immagine piuttosto fredda, che ancora è diffusissima tra di noi, ancora è diffusissima, un'immagine piuttosto fredda dell'identità ecclesiale. Non è che il concilio neghi le istituzioni, il numero 8 spiega qual è il suo ruolo, adesso non posso stare qui a entrare nelle analisi, ma il concilio vuole fare questo, ci vuole dire che cosa conta veramente quando io mi pongo la domanda che cos'è la Chiesa. Ed è la comunione con Dio e tra di noi, ed è la comunione tra di noi fondata sulla comunione con Dio. Questa è l'idea di comunione. Beh, non posso qui affrontare tutti gli altri argomenti dell'ecclesiologia di comunione, come viene chiamato, voglio magari brevemente ricordare ad accennare ad altri tre elementi della comunione, per esempio la comunione con Cristo, come si inserisce Cristo nella identità della Chiesa comunione? Cristo è la via di accesso alla comunione trinitaria. Se non ci fosse stato l'incarnazione, se non fosse stato Gesù, noi non avremmo nemmeno conosciuto la Trinità e non saremmo nemmeno entrati in comunione con la Trinità. Quindi la comunione con Cristo è fondamentale per entrare nella comunione trinitaria di cui parlavamo prima. Allora, egli è il rivelatore, il realizzatore. Ratzinger, allora dico Ratzinger perché allora era cardinale ancora, allora Ratzinger scriveva: tutto nella Chiesa parte dall'incontro con Cristo. Tutto nella Chiesa parte dall'incontro con Cristo. È Lui a creare la comunione con il Padre e con lo Spirito Santo, da cui proviene la comunione tra di noi. È come se io volessi entrare in una casa, ho bisogno della chiave, in quella casa c'è una comunione, la comunione col Padre, la comunione con lo Spirito Santo, la comunione tra di noi. Devo aprire questa porta, ma mi serve la chiave. È Gesù Cristo la chiave per aprire la porta della comunione. Se no, lì c'è la comunione, ma se non ho la chiave, non. Ciò fa di Cristo, attenzione, io qui veramente starei tanto, perché poi sono innamorato di Gesù. Gesù Cristo è la legge di gravità della vita ecclesiale, la legge di gravità. Senza Cristo la Chiesa sarebbe un pianeta spento. Sapete una metafora con cui i padri paragonavano la Chiesa? La paragonavano alla Luna, perché dicevano: la Chiesa senza Cristo è spenta, è un pianeta spento, la Luna è un pianeta spento. Io dico, quando facciamo tutte queste poesie, la Luna, Leopardi, no? Dimmi, o Luna, che fai tu in ciel, solitaria Luna? È un pianeta spento, non parla, non trasmette luce, trasmette la luce del sole. E i padri dicevano: la Chiesa è la Luna, perché non splende di luce propria, ma il riflesso lunare di Cristo. Si scorge questo influsso quando il Concilio parla le prime parole della Lumen Gentium. Che vuol dire in italiano Lumen Gentium? Luce delle genti. Chi è la luce delle genti? Uno si aspetterebbe, sapete che dei documenti ufficiali del Magistero, sono le prime due parole, non è che ci sia molta fantasia, vabbè, le prime due parole latine. Allora, siccome però tengono conto dell'argomento, per cui per esempio se si deve parlare dell'ecumenismo, allora le prime due parole, unitatis et integratio, cioè cerchiamo di raggiungere l'unità, è chiaro che sta parlando dell'ecumenismo. Allora uno si aspetterebbe Lumen Gentium, Ecclesia, il soggetto, visto che si deve parlare della Chiesa. E invece la Lumen Gentium comincia con queste parole: Lumen Gentium cum sit Christus, Cristo la luce delle genti. È un'intuizione formidabile questa intuizione, perché ha l'effetto di farci parlare della Chiesa, ma decentrando i nostri sguardi verso Cristo. Non guardare il dito che indica la Luna, guarda la Luna. Ecco, tu fermi, guardi il dito. Allora, Lumen Gentium, il sole è al centro. Siamo la Chiesa di Cristo, Lui è il nostro capo. È un rilievo assolutamente decisivo. Guardate che quando la Chiesa perde la centralità di Cristo, perde la chiave, non entra nella porta della comunione e tende a diventare un'altra cosa. Che ne so, un programma politico,
un ente filantropico, una società moralistica. La centralità di Cristo è fondamentale. Nelle nostre comunità a volte troviamo tante situazioni critiche, cerchiamo dei programmi per risolvere i problemi della nostra comunità, ma non dovremmo mai dare per scontato la verifica su questo punto, che è la centralità della fede. C'è Cristo al centro nelle nostre comunità. Un altro elemento è la comunione eucaristica, quindi la comunione cristologica, Cristo al centro, la comunione eucaristica, infatti noi la chiamiamo proprio comunione, proprio col termine comunione. Quando diciamo comunione pensiamo tutte all'eucaristia. Dov'è il ruolo dell'eucaristia? La comunione trinitaria è interiore. Noi la viviamo attraverso le virtù teologali, cioè credendo, sperando, amando, ma noi siamo uomini, abbiamo bisogno di mezzi visibili, di realtà visibili, sensibili, con cui manifestare e realizzare la comunione divina con Dio trascendente. I principali di questi mezzi, quindi i principali mezzi per trasformare la Chiesa in una comunione con Dio e tra di noi, sono la parola di Dio, i sacramenti e la carità, e spicca l'Eucaristia. L'Eucaristia ha sempre un ruolo centrale come motore generatore della Chiesa comunione, e in questo siamo influenzati dal 1 Corinzi 10:16, che dice proprio: il calice che noi benediciamo non è forse comunione con il corpo di Cristo, eccetera eccetera. Anche qui l'Eucaristia, noi pensiamo sempre che l'Eucaristia è quando diciamo hai fatto la comunione, quando io vado a ricevere la comunione, mi dice corpo di Cristo, e io dico amen, cioè penso sempre alla unione fra me e Cristo, ma mi dimentico, no, che l'Eucaristia noi la chiamiamo comunione perché mi unisce a Cristo, ma unendomi a Cristo fa la Chiesa, la verticale e l'orizzontale. Sapete chi diceva questo? Dove siamo noi? Ad Aquino, e lo diceva Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino diceva: la chiamiamo comunione. Perché la chiamiamo comunione? La chiamiamo per comunione perché non ci unisce solo a Cristo, ma ci unisce anche agli altri, cioè fa la Chiesa, genera la Chiesa. E Tommaso su Cristo dice delle cose stupende, insomma, vabbè, se poi vengono, andiamo avanti che il tempo passa. Quindi abbiamo visto la comunione trinitaria, la comunione cristologica, Cristo la chiave di accesso alla comunione, la comunione eucaristica, un'ultima comunione, concludo questo primo punto, l'ultima comunione che voglio vedere è la comunione, visto che a noi dovrebbe essere interessante che siamo in questo convegno, la comunione diocesana. Dice, che c'entra la comunione diocesana? Ora ve lo spiego. La comunione con Dio, la comunione generata dalla comunione trinitaria, la comunione generata dalla comunione con Cristo, la comunione tra di noi generata dall'Eucaristia, non è solo mia individuale, non è solo tra le persone, ma è tra le chiese. È tra le chiese, locali o particolari, che comunemente chiamiamo diocesi. Ciò significa, vi ho detto che oggi stasera vi parlo degli elementi costitutivi, cioè che non possono non esserci se definiamo la Chiesa. La comunione locale, quindi, non è un accessorio nella costituzione della Chiesa. La parrocchia o il movimento possono esserci e domani possono pure non esserci, non c'è un problema, non ne faremo una tragedia, ci dispiace, ma non ne faremo una tragedia. Non sono elementi costitutivi. Invece la diocesi è un elemento costitutivo. La comunione generata da Dio tra di noi si incarna in un luogo, si incarna in un luogo che chiamiamo appunto chiesa locale o chiesa particolare. La Chiesa non è una multinazionale, ma con un termine tecnico si dice è una comunione di chiese, la Chiesa universale è una comunione di chiese. Che cos'è la Chiesa universale? Noi pensiamo al mondo, no, la comunione universale è la comunione della Chiesa di di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, e con la diocesi di Roma, di Parigi, questa è la Chiesa universale, è una comunione tra chiese. Guardate, ne derivano precise conseguenze. Prima conseguenza, la diocesi noi dobbiamo considerarla
come il primo soggetto della pastorale diocesana, il primo soggetto della missione, ne parlerò lunedì soprattutto su questo. E inoltre, se la chiesa locale, che chiamiamo diocesi, ma il suo vero nome non è diocesi, il vero nome è chiesa locale o particolare, questo è il vero nome con cui la dobbiamo chiamare, è la difesa, se è locale, la difesa della località, la località, il luogo, il territorio, la cultura, rientra fra gli elementi identitari. Senza ferire l'unicità universale e seguendo criteri teologici, storici e culturali, ogni chiesa, la chiesa universale deve poter incarnare anche una chiesa, che so, napoletana, milanese. Stavo dicendo ciociara, ma non ho capito se qui siete ciociara, posso dire, ma mi hanno detto Cassino non è ciociaria, quindi non lo so. Vabbè, comunque esisterà una chiesa ciociare come esiste una chiesa barese. Voglio dire, l'elemento culturale, l'identità per cui uno si riconosce nella propria chiesa rientra tra queste precisazioni identitarie della chiesa locale. Passiamo al popolo. La comunione un po' è un po' contemplativa, il popolo è qualcosa di più concreto. Il secondo capitolo si intitola Il popolo di Dio. Se il concetto di comunione ci ha elevato alla trascendenza, quello del popolo ci immerge nella storia. A cosa serve al concilio? Il secondo capitolo si intitola Il popolo di Dio. Cosa serve al concilio il titolo di popolo di Dio? Questa scelta del popolo di Dio. Per rispondere a un'altra domanda importante. Ora più o meno sappiamo che cos'è la Chiesa. È la comunione tra noi che sorge dalla comunione trinitaria, dalla comunione divina. È la comunione tra noi che sorge dalla comunione divina. Adesso c'è un'altra domanda. Ma chi è la Chiesa? Cos'è? Più o meno abbiamo capito. È il popolo. Ma chi è la Chiesa? È il popolo dei fedeli. Chi è, in altre parole, il soggetto incaricato da Dio per vivere il mistero della comunione nella storia, per portarlo nella missione nella storia? È il popolo di fedeli. L'interesse per tale questione scaturisce dalla constatazione che l'identità ecclesiale ha subito proprio qui le sue maggiori riduzioni a causa di una visione piramidale e clericale della Chiesa. Quando si diceva chi è la Chiesa, ancora adesso lo fanno i giornalisti, chi è il Papa, chi è la Chiesa è il clero, chi è la Chiesa, no, e invece il Concilio ci dice chi era il Pop, cioè noi, cioè voi. Giovanni Paolo II in un discorso a un milione di giovani a Tor Vergata, voi siete la Chiesa, c'è un applauso che non avete idea, voi siete la Chiesa. Cioè, qui non so frasi, questa è teologia. Non, nessun soggetto può dire io sono la Chiesa. Noi possiamo dire, c'era un teologo famoso, Congar, diceva, per molti secoli la Chiesa è stata vista come una struttura, un sistema, un clero astratto, una gerarchia, e non come il popolo dei battezzati. O, diceva lui, il noi dei cristiani. Questo è il soggetto della Chiesa, in noi, introducendo l'idea del popolo di Dio, il Concilio vuol farci capire questo. Guardate, la domanda è, ma il Concilio ha detto tante belle cose, ma si sono compiute, si sono realizzate o sono rimaste lì sulla carta? Io non rispondo, lascio a voi la risposta. Sul popolo di Dio potremmo fare tanti approfondimenti, quello che conta, almeno ho capito, questo elemento chiave, che ci dobbiamo sentire parte della Chiesa. Ricordate il discorso di John Kennedy, non vi domandate ciò che, no? L'America può fare, ma ciò che voi potete fare, cioè, perché noi siamo la Chiesa. Cosa possiamo fare per la Chiesa? Se dobbiamo porci, siamo noi, guardate, un luogo in cui almeno dovreste averlo capito, dovremmo, perché anche noi preti non sempre lo capiamo, un luogo dove noi capiamo che la Chiesa è un noi, è la liturgia. Nella liturgia si prega col noi. Sapete che diceva questo un grande teologo, si chiamava Romano Guardini, un italo-tedesco, lui diceva, voleva una rivoluzione comunitaria, diceva che la Chiesa è
È fredda, è distaccata, la gente non si sente parte della Chiesa, la vede estranea. C'è bisogno di una rivoluzione comunitaria, diceva. Non basta più appartenere alla Chiesa, non basta più dire sono nella Chiesa, ma devo dire sono la Chiesa, diceva Romano Guardini. Sono la Chiesa, ma non... E lui diceva un luogo in cui questo noi lo dovremmo aver capito, è la liturgia. La liturgia non dice io, dice noi. Quante volte voi sentite queste, magari la dico in latino, ma lo sentite in italiano, Signore, plebs tuum ti invoca, Signore, il tuo popolo ti invoca, Signore, perdonaci, Signore, pietà, Signore, il popolo tuo ti invoca, è il noi. Io sono contrario ai centralismi clericali durante la messa, dei disc jockey, i preti dietro gli altari che stanno lì, c'hanno tutti i bottoni. È il noi, per questo non è anche contrario, ma sono le mie fisime, ognuno ha le sue fisime. Io sono contrario anche alle selezioni, le messe dei giovani, le messe degli anziani, le messe dei bambini, quelli canti, la mia messa, la tua messa, ma qua siamo noi, la Chiesa è il popolo di Dio e durante la celebrazione eucaristica dobbiamo convocare tutti, le porte sono aperte, tutti devono poter entrare, si deve poter sentire noi. C'era De Lubac che diceva, quando noi diciamo il credo, credo in Dio Padre Onnipotente, lui diceva, ma usiamo il singolare, credo, sì, ma credo non è io Giovanni Tangora credo, io Francesco credo, no, io Chiesa credo, cioè quando noi nella liturgia diciamo credo, lì è la Chiesa. Noi diamo voce alla Chiesa, la liturgia è una scuola di ecclesiologia, l'aveva capito la Sacrosantum Concilio, per questo alcuni teologi dicono che la Sacrosantum Concilio contiene addirittura un'ecclesiologia migliore della Lumen Gentium, insomma, ma lasciamo stare queste cose. Dobbiamo ritrovare la dimensione del noi, dobbiamo ritrovare questa dimensione comunitaria della Chiesa, non andiamo da nessuna parte da soli. Soprattutto oggi che viviamo una situazione di diaspora, oggi che si diffonde persino il cristianesimo bricolage, lo chiamo io, il bricolage di una fede fai da te, ognuno si fa la fede sua e buonanotte. La dimensione del comunitaria del cristianesimo è una sfida da raccogliere, è una sfida da raccogliere. Popolo di Dio dice anche responsabilità comune, ecco, perché il popolo ci unisce nell'unità, prima delle differenze viene l'unità, quindi non esistono, se siamo noi, se è un popolo e il soggetto della comunione è il popolo, non esistono differenze di cristiani di serie A e di serie B, non è che non esiste, tra tutti i membri vige pari dignità nell'essere e nella missione. Da questo punto di vista Papa Francesco dice che popolo di Dio, sapete che popolo è la sua concezione ecclesiologica principale, Papa Francesco dice che l'idea del popolo nel concilio rovescia la piramide proprio perché coinvolge tutto. Ovviamente un popolo è anche una realtà organica, ci sono carismi, ci sono ministeri, ci sono vocazioni, ci sono doni, ci sono famiglie, c'è la diversità, non siamo un popolo, no? Tutti vestiti di uniformi, c'è diversità. Ma non cessa, anche chi diventa papa o vescovo non cessa di essere, ma sapete che esiste un titolo più importante di papa? Cioè voi potete pensare a un titolo più importante di papa, forse ditemi, vi viene in mente un titolo più importante che essere papa? Che c'è sopra questo titolo? Se avete capito il popolo di Dio potreste rispondermi. Il titolo di cristiano, è più importante essere cristiano, lui è papa perché è cristiano, è vescovo, io sono prete perché sono cristiano. Sapete che diceva questo? Uno più grande, io, non si può dire nulla, Sant'Agostino. Sant'Agostino disse questa bella frase, per voi sono vescovo, per voi, ma con voi sono cristiano. Con voi sono cristiani, e Giovanni Crisostomo, che hanno fatto di tutto per farlo vescovo e lui scappava ogni volta,
Sono Giovanni Crisostomo, ma il mio titolo di gloria già ce l'ho, sono cristiano. Sono cristiano, per voi sono. Quindi quando dice è stato promosso a, no, piano, la promozione è a diventare cristiano. Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Il primo è il titolo del servizio, il secondo è il titolo dell'ontologia, siamo insieme cristiani. Il popolo di Dio ci fa ritrovare il noi, il popolo di Dio ci impedisce di dividerci, il popolo di Dio anche ci fa ritrovare la storia. Lo so che parlando della comunione forse possa aver dato l'impressione di un eccessivo spiritualismo, può darsi, ma non è così. Ma se non ci fosse stato il concetto di popolo, può darsi che questo sarebbe stato l'esodo. Invece il popolo di Dio, dire che la Chiesa è il popolo, ci fa mettere i piedi per terra, perché la parola popolo respira di terra, di carne, di sangue. Quando diciamo che la Chiesa è il popolo, diciamo che il popolo non è abitato da angeli. Il popolo è fatto da uomini e gli uomini portano nella Chiesa non soltanto le virtù teologali, ma portano nella Chiesa anche il loro bagaglio culturale, esistenziale, le loro fragilità, i loro tic, i loro caratteri, i loro problemi sociali, familiari, economici, disoccupati. Lo porta nella Chiesa il suo problema, i suoi sogni. La vita ecclesiale non è zona franca, assume la vita concreta della gente. Perché? Perché la Chiesa è il popolo e quindi assume la vita concreta della gente. Non è vivere a metà altezza. Essere Chiesa significa condividere il sudore, le angosce, il dolore, le gioie del mondo, perché la Chiesa è il popolo di Dio. Di Dio che sorge dalla comunione, perché se mi fossi fermato anche solo al popolo, questo è stato un po' l'errore di alcuni teologi dopo il concilio, che hanno dimenticato la comunione. Magari stasera è una meditazione profonda, non perché la faccio io, perché stiamo toccando concetti conciliari di grande spessore. Dicevo, dimenticate la comunione, essere concentrati sul popolo, e così hanno un po' svuotato l'identità della Chiesa di Dio, facendo un brutto servizio al concilio. Il concilio invece tiene unite le due cose, la comunione e il popolo. Terzo punto, e concludiamo, andiamo verso la conclusione, la sinodalità. Se volete un'altra volta, la pazienza, l'eccellenza è vostra, facciamo una conferenza sulla sinodalità, anche perché per fare pubblicità alla rivista di Anani ho appena pubblicato un articolo là sopra, se volete ve lo suggerisco per approfondire. La sinodalità, attenzione, io voglio farvi una provocazione, ce la fate, siete stanchi? Sì, penso di sì, dai, un po' di pazienza, 5 minuti finiamo. Provocazione. Ho detto che stasera parlo di elementi costitutivi, cioè la Chiesa non può essere comunione con Dio, primo aspetto. Due, la Chiesa non può non essere popolo, ed essere popolo vuol dire noi, vuol dire portare la storia, i nostri problemi, ecco. Ma la Chiesa può non essere sinodale? A prima vista questo terzo elemento, la sinodalità, cioè è un elemento costitutivo, cioè è una delle tre gambe, oppure è un accessorio, un ornamento, un fregio. Io ho detto che voglio parlare di cose costitutive, attenzione, non vuol dire che non possono non esserci. A prima vista sembra di no, perché la sinodalità sono i sinodi, non so se avete fatto un sinodo diocesano qui ancora, ma i sinodi si aprono. Si aprono, si svolgono, si chiudono. Il sinodo dei vescovi si apre, si svolge, si chiude, sono esperienze temporanee, mentre gli aspetti costitutivi sono aspetti permanenti. Noi siamo sempre popolo di Dio, più o meno fedelmente, ma lo siamo sempre grazie al battesimo, siamo sempre nella comunione trinitaria, la possiamo perdere col peccato, ma col battesimo e gli altri segni la possiamo recuperare. Quindi allora sono realtà stabili, mentre sembra che la sinodalità non sia così. Forse stiamo commettendo un errore dicendo che la sinodalità è un aspetto costitutivo. Ebbene, proprio il Papa, Vescovo di Roma, nel discorso tenuto in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, dice questa frase.
responsabilità sua, io non ancora avrete, lui lo ha detto. La sinodalità è una dimensione costitutiva della Chiesa. Non può non esserci. Non possiamo non essere Chiesa sinodale. Non possiamo non essere diocesi sinodale. Non possiamo non essere parrocchia sinodale. Quindi è un aspetto essenziale dell'essere. Le parole sono importanti e bisogna trarne le giuste conseguenze. Ma la domanda è: che cos'è la sinodalità? Di solito si ricorre alla parola sion odos, sinodalità, sion odos in greco, sion insieme, odos via, quindi camminare insieme, camminare insieme. Noi conoscevamo sinodi, sinodali, non so se avete mai letto, sì, l'abbiamo studiata tutti, Promessi Sposi, Quando Manzoni parla di Perpetua, dice aveva, chi si ricorda i Promessi Sposi? La Perpetua aveva l'età sinodale, cioè aveva superato i 40 anni, che era l'età permessa alle donne di fare le perpetue, perché era stato deciso da un sinodo sinodale, età sinodale. Ma sinodalità è una parola nuova, e vuole rendere queste esperienze dimensione costitutiva, quindi il camminare insieme, il risolvere insieme problemi è una realtà costitutiva, stabile della Chiesa. Lo scopo della sinodalità è disegnare un modo permanente di essere Chiesa. Quale modo permanente di essere Chiesa? Un modo partecipativo e corresponsabile. Questa è la sinodalità. Disegnare un modo permanente, quindi non straordinario, non episodico, non qualche volta, non solo in questo convegno, ma in modo permanente, stile partecipativo e corresponsabile. Quindi i contrari della sinodalità sono l'isolamento, chi vive la fede cristiana da solo. Contrario della sinodalità è il clericalismo, una parrocchia che ruotasse tutta intorno al parroco, solo intorno al parroco, no? come tanti pianeti intorno al proprio sole, non sarebbe una parrocchia sinodale. La parrocchia deve ruotare intorno alla comunità col parroco che ha, e naturalmente il suo ministero speciale e particolare. Guardate che così intesa, la intendiamo bene, la sinodalità è la regina delle riforme, è la Chiesa che verrà. Non c'è ancora, non c'è. Siamo coerenti, non c'è. È la Chiesa che dobbiamo costruire. Diamoci da fare, questa è la Chiesa che dobbiamo cercare di costruire. Il Vaticano II non ve lo posso citare perché non conosce ancora la sinodalità. Questo per dirvi che è proprio una cosa dei nostri giorni, non proprio dei nostri giorni, però è certamente all'ordine del giorno ed è soprattutto la prospettiva futura della Chiesa. Quindi un'idea chiave della sinodalità è la responsabilità condivisa e condividere la responsabilità. Questa caratteristica della condivisione della responsabilità deve guidare l'esercizio del governo, regolando anche il processo decisionale. Vi ricordate San Cipriano, di cui vi ho parlato prima, quello del popolo radunato, memo del padre? San Cipriano diceva, lui era vescovo di Cartagine, lui diceva che nel suo ministero pastorale si era dato questa regola di prendere le decisioni solo dopo aver consultato gli altri. Ecco la sinodalità. Non si tratta solo di essere ascoltato, e a tutti piace essere ascoltati, soprattutto all'autorità, a noi piace essere ascoltati, ma dobbiamo imparare ad ascoltare gli altri. Imparare ad ascoltare gli altri per poi prendere la decisione. Guardate, nella Chiesa antica si ricorreva alla sinodalità per tante questioni, era molto conosciuta. Il nodo critico della sinodalità riguarda gli strumenti sinodali. Gli organismi di partecipazione che conoscete tutti, il Sinodo Diocesano, il Consiglio Presbiterale, i Consigli Pastorali Diocesani e Parrocchiali, il Consiglio per gli Affari Economici, la Consulta delle Aggregazioni Ecclesiali. La sinodalità comincia da qui, se no diventa un bel discorso. Da questi organismi, da queste strutture, che dobbiamo cercare di promuovere, di far funzionare e capire magari perché non funzionano. Siamo alla conclusione. Anch'io il Vescovo mi è piaciuto che ha citato Emmaus, anch'io volevo finire proprio con Emmaus, perché per me è un'icona della sinodalità, Emmaus.
dopo la sconfitta della croce, guardate, stanno insieme, sono ancora sinodali, camminano insieme, sinodalità, camminare insieme. Guardate, questa è una grande manifestazione di sinodalità. Qui si sta facendo il progetto della diocesi per il prossimo anno, penso, e lo facciamo insieme. Non lo fa il vescovo nella stanza sua scrivendo sul foglio, lo si fa insieme. Ragazzi, questa è una cosa di grande spessore. Dobbiamo ancora crescere di più su questo, ma questo è lo stile che dobbiamo assumere. I discepoli di Emaus camminano insieme, ma camminano all'indietro, ritornano indietro, finché non si avvicina il risorto che spezza il pane e accende i loro cuori. Ed è bellissima la preghiera, l'invocazione. Resta con noi, Signore, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Mamma mia, come si è acceso il loro cuore nella compagnia del risorto. Questa è la Chiesa, la compagnia del risorto. Dopo aver vissuto il mistero dell'incontro, attenzione, sinodalità, camminare insieme, ma non solo tra di noi, camminare insieme con Cristo. Ricordatevelo quello che ho detto su Cristo. Camminare insieme, camminavano da soli, per conto loro, e andavano verso la sconfitta. Poi si è avvicinato il risorto, e ecco che la sinodalità assume un nuovo volto. Camminano insieme con Cristo, si accende il cuore, lo invocano, e Cristo scompare. Cosa fanno? Riprendono il cammino insieme, ma questa volta non all'indietro, in avanti, per andare ai fratelli ad annunciare la speranza. Guardate, la Chiesa è questo. Se le strutture della Chiesa non ci aiutassero a vivere esperienze di questo genere, che senso ha? Non servirebbe a poco. Grazie della vostra pazienza. Ecco, nel frattempo che il coro si prepara e canterà, prepariamo le domande, così che appena terminato il canto potremo esporre le domande a Don Giovanni.
Allora, un applauso. Per le domande. Il microfono è lì, alzare la mano così arriva il microfono. Se vogliamo essere un'assemblea sinodale, come ha detto prima Don Giovanni, dobbiamo... Chiaro allora. Sì. Eh? Capito? Sì. Capito? Sono stato chiaro? Chiarissimo. Grazie per il chiarissimo. Quindi allora sulle lettere posso dire che scrivano chiarissimo. Ecco. Almeno queste tre piedi del tavolo. Cresciamo come chiesa di comunione. Per la comunione divina, cresciamo come popolo coinvolgendo la totalità, coinvolgendoci tutti e ritrovando la dimensione comune. Sono progetti pastorali in fondo, questi sono obiettivi pastorali e soprattutto cresciamo in maniera concreta vivendo la sinodalità. Qualcuno non era d'accordo, questo che non siete d'accordo, no, soprattutto voi di Cassino. Però io non ho mai capito Cassino culturalmente come si. Allora, no, no, tutto anche Sora era terra di lavoro, Caserta era provincia. Quando fu fatto provincia Frosinone allora. Quindi culturalmente. Fummo aggregati al Frosinone. Culturalmente come ci si identifica, dico culturalmente. Bassa Rogeria. No, non ha detto una. No, perché quando si parla di chiesa locale, attenzione, non è che i vescovi, spero non lo facciano, ma non è le diocesi, non si creano con il. Come si chiama quel che usa gli architetti? No? Il goniometro, no? Non si creano con l'ingegneria, tracciano. No, si seguono dei criteri che sono di solito criteri storici, di solito o criteri culturali. Ecco, purtroppo l'Italia, quando hanno fatto l'Italia, ha fatto 20 regioni, ecco, lì hanno fatto così. Hanno segnato i criteri culturali, buonanotte. In realtà penso la Marsica, che fine ha fatto la Marsica? Cultura. Ma versa. Per dire che bisogna, all'interno della dimensione locale della Chiesa, bisogna anche favorire il riconoscimento di questa identità. Di chiedere questo, Giovanni, cioè questi contenuti che hai tracciato, i tre elementi, questione seria, importante, ma è davvero un patrimonio, la domanda insomma, che crea una certa reciprocità anche come riflessione, quindi la faccio a voi, a me, ce la facciamo tra di noi, ma è davvero un patrimonio diffuso nella vita, nel vissuto delle nostre comunità. Perché sì, il concilio è stato celebrato, ma i documenti sono stati abbondantemente pubblicati e commentati, ma il sentire diffuso dei nostri credenti, noi, gli altri, tutti i nostri fratelli e sorelle, è davvero su questa lunghezza d'onda. Questo è un problema molto serio. Non possiamo inoltrarci nella visita pastorale senza riprendere in mano le convinzioni costitutive del nostro essere Chiesa, che pure tra di noi, noi che siamo qui, probabilmente sono un po' confuse, insicure, imprecise. Perché è un momento storico, lo dicevo nella breve introduzione, per noi un momento storico molto importante,
lo sarà per tutte le diocesi del mondo, ma noi siamo questa chiesa locale, questa chiesa particolare che si pone di fronte a questo patrimonio del nostro essere chiesa, che questa è la domanda di questa sera, che cos'è la chiesa? Stiamo parlando di noi e probabilmente noi siamo i primi ignari della nostra stessa identità, di ciò che siamo come chiesa, quindi come battezzati, come cristiani, questi tre elementi costitutivi del popolo di Dio, della comunione. Un po' ci perdonerai sulla sinodalità, perché se è la chiesa del futuro, su questo possiamo avere un po' di ritardi probabilmente, ma non dimentichiamo il fatto che per un anno intero ho incontrato tutte le parrocchie, le 142 parrocchie della diocesi, in ciascuna parrocchia, a volte proprio per favorire anche quella esperienza prospettica delle unità interparrocchiali, anche due parrocchie, soprattutto quando hanno lo stesso parroco, comunque ciascuna parrocchia con il proprio consiglio pastorale, il proprio consiglio, perché ho fatto un anno intero questo percorso, perché era la pre-visita pastorale, cioè era in preparazione, perché è inutile parlare di visita pastorale, poi difettiamo all'inizio di tutto anche degli stessi organismi di partecipazione. Allora questa è la grande sfida, se noi non facciamo quadrato su questi elementi costitutivi, voi l'assemblea di questa sera è davvero espressione di una comunità diocesana che è vissuta come elemento costitutivo della nostra chiesa? Noi siamo qui, no, questa sera? C'è il Vescovo che ha convocato un'assemblea diocesana. Allora, questa nostra questa assemblea è davvero espressione come sensibilità, non parlo di numeri, ma di sensibilità come un momento costitutivo, perché c'è questa comunità. Prego. Così per provocare un po' qualche, certamente le questioni, le domande, ma almeno qualcosa per avviare davvero un processo molto molto prezioso. Chiederei in fondo. Volevo dire, sono Don Aristide, il vescovo mi conosce. No, ringrazio il relatore, che oltretutto siamo di pochi anni di differenza, perché noi abbiamo vissuto il concilio. Nel 62 io avevo 14 anni, stavo già al secondo anno in seminario. Quindi lei ha toccato dei nervi esposti di cui molti anni fa ci aveva proiettati in un mondo nuovo, tanto che aspettavamo tutti, nonostante che purtroppo sono passati tanti anni dal concilio. Lei ha detto una cosa straordinaria ed è vera: dei preti se ne parla poco, perché è stato il concilio dei religiosi, è stato il concilio dei vescovi, ma non è stato il concilio dei preti, perché qui i preti, Don Milani e tanti altri, non furono molto ascoltati e messi da parte. Quando lei parlava di Paolo VI, della collegialità, della sinodalità, c'è un bellissimo libro, Paolo VI Segreto, dove lui parlava col suo amico Jean Guiton, in cui lui diceva la grande difficoltà sua, tutti sappiamo il Papa come è stato trattato, si rischiò Lefebvre, lo ricordiamo, no? E anzi lo chiamarono Satana. E lui disse, ecco la cosa più bella della sinodalità, la grande difficoltà mia è quello di non spaccare il popolo, ma la difficoltà è quella di mantenere, perché lì si crearono i due settori, tra i tradizionalisti e i progressisti, ricordiamo, no? E questi, che poi lui diceva, il mio compito è quello di non spaccare il popolo ma tenerlo unito, tra chi vuole camminare troppo veloce e chi invece ha il piede molto lento. Ecco la sinodalità, forse non so se lo conosce quel libro, vero, di Paolo VI, che è la grande realtà. Però ecco, qui parlavo anche con il mio confratello,
Ma dopo il concilio sorsero le comunità di base, sorsero quei catechisti che qui in Africa portarono avanti la novità. Ma perché? Perché mancava il clero. E i catechisti fecero quello che purtroppo oggi, nel nostro Occidente, non è possibile, perché ce ne sono molti di preti, e hanno delegato tutto ai preti. Ecco, la dimostrazione, questi sarebbero i nostri collaboratori, quelli che dovrebbero consultare, dovrebbero aiutarci, il popolo che parla, e invece sta zitto. Sua Eccellenza parla delle prossime visite, ma se noi sentiremo un popolo silenzioso, un popolo che non vuole parlare, nonostante che insistiamo, forse ci mettiamo anche da parte, perché molte volte siamo stessi contestati da chi forse vorrebbe parlare o non ha il diritto di parlare, e alla fine invece di aggiustare scassa. E questa è la realtà di questi nostri consigli. Noi sentiremo questo popolo che purtroppo tace. Il padre parlava di un popolo che è incarnato, che purtroppo, come ha detto Papa Francesco, sa più di un esercito quasi sconfitto che gronda sangue e puzza di pecore piuttosto che invece qualcosa di particolare. Però, e qui vorrei che il padre, poi mi fermo, ma molte attività nel Concilio Vaticano II furono defenestrate. Le comunità di base, chi si ricorda, lei sicuramente si ricorda, perché me lo ricordo pure io, furono buttate tutte fuori. La comunità di Firenze, la comunità di San Paolo a Roma, dove anche l'abate, non vorrei dire no, allora fu quasi messo fuori e tolto dal clero. Quindi molte di queste, lo stesso Don Milani, è logico che adesso ci troviamo in una realtà di un popolo che dovrebbe camminare e che invece è bloccato per colpa di chi? E qui dovremo cercare un po', perché in questi anni tante cose, i cosiddetti movimento dello Spirito Santo, il movimento dei, non so, il Focolarini andarono avanti, Don Zeno sappiamo benissimo cosa dovette subire, cioè è tutto un insieme di cose dove lì dove c'era lo spirito nuovo che doveva già essere disceso nelle nostre comunità sono state volutamente bloccate. Ok, allora la risposta, Aristide, la risposta di Don Giovanni. Ma sì, se qualcun altro, se così li mettiamo insieme, perché per starci nei tempi indicati dal Vescovo. Eh no, per tornare a Roma, no? A venire è facile, ma andare la sera, se no volentieri per fermare, se non accompagna. Ovviamente, guardate, capisco domani, che un'assemblea così ampia, poi alla fine ecco, parlano solo i preti e questo già non è sinodale. Quindi, no, non che non devono parlare, per carità, perché popolo di Dio, attenzione, significa tutti, tutti, per cui preti, laici, ma nel senso che capisco che un'assemblea così ampia diventa difficile prendere la parola. Io, nel mio piccolo, suggerirei nelle vostre parrocchie di fare risonanza, di riflettere, di dire il vostro parere, parlate, dite il vostro parere, non c'è bisogno di avere manco la licenza elementare per parlare, perché cristiani siamo tutti veramente col battesimo, per cui abbiamo diritto di parola, fate sentire il vostro dono, fate sentire la vostra parola, adesso magari questa assemblea è più difficile che sono le 9, prego. Buonasera Don Giovanni, non si ricorda, sono due. Beh, ciao carissimo, come no, Don Giuseppe, Don Giuseppe, scusami, soltanto una cosa, per dare la possibilità a più persone di parlare, le domande? Sì, 5 secondi. Niente, io sono un sacerdote, dopo qualche esame, qualche corso fatto con lei, e volevo fare una domanda. Il Concilio parla di sinodalità, di comunione, abbiamo fatto insomma 7 anni, ce l'ho parlato per 7 anni di queste cose, e giustamente cose molto interessanti, importanti, però poi la realtà, quando sei prete, la realtà è molto diversa. È difficile trovare veramente questa comunione di cui si parla e si sogna forse, settori diversi, separati, chi non si può vedere uno con l'altro, cioè se sono la stessa chiesa,
credo insomma questo è uno dei problemi insomma principali. Grazie. Io mi chiamo Umberto, sono laico. Bene. Senti, io volevo accennarmi, rifarmi un pochettino. No, no, domande brevi. Sì, sì, no, sì, brevi, è una domandina. Sì, sì, breve. Se anche la esprimo, ma non è una domanda. E mi volevo rifare al fatto della chiesa che oltre il falegname. Io so una cosa, che la chiesa è la mia casa. E nella mia casa sono Signore, perché Gesù mi ha detto tu sei il Signore della casa. E però io so una cosa, che noi cristiani, così come ci siamo definiti, abbiamo solo due occasioni per poterci muovere: o siamo inviati o siamo invitati, non abbiamo altri motivi. La nostra diocesi, noi dobbiamo ringraziare il nostro vescovo perché si sta adoperando per questo evento grande. E chi è l'inviato? Chi è l'invitato? Bravo, mi piacciono questi due verbi. Oggi abbiamo parlato degli invitati, lunedì vi parlerò degli inviati. Attenzione, lunedì se vi interessa parlerò proprio della parrocchia missionaria. Come trasformare la parrocchia da un'istituzione statica in un'istituzione missionaria, dinamica, sinodale. Lunedì sarà molto più pratico, quindi vi rimando intanto, rispondo subito alle domande, grazie. Un'altra domanda, vai. Volevo sapere quali sono le priorità di una chiesa sinodale. Ah, le? Antonella, le quali sono le priorità di una chiesa sinodale? Bravo, sì, perché penso che dobbiamo essere educati ad una chiesa sinodale. Bravo, molto bene, intelligente questa domanda. Vedete quanta ricchezza, questa è sinodalità, ognuno dice la sua cosa. Vabbè, lì ciò che ha detto Don Aristide. Vabbè, condivido, ma la storia è lunga, sarebbe un discorso molto lungo. Però guardate, veramente il concilio è stupendo. Però noi del concilio che cosa abbiamo colto? Che prima la messa era latino e moglie italiano. Ma no, ma il concilio è una rivoluzione a 360 gradi. C'erano molte altre cose. Io preferivo che magari quelle cose non si facevano, perché ho detto così si mette qualcosa negli occhi, è come quando la pubblicità ti fanno vedere, no? Ti mettono la musca di Handel, alleluia, e poi è un'acqua minerale, ma chissà che era, mi pensavo io. Cioè, è così, cioè, invece purtroppo c'è da ritornare al concilio, all'anima del concilio. Guardate, stasera abbiamo fatto anche un atto di ricezione perché ci siamo un po' tornati a parlare tra di voi, verificare. Ecco, quindi sono pienamente d'accordo con questa cosa. La cosa dei preti, effettivamente la crisi non era scoppiata, era ancora un po', era un po' in cantiere, forse i vescovi troppo presi poi dal problema della collegialità si sono accorti tardi di quel problema. Vabbè, comunque sono tante altre cose. Un'altra domanda, sì, invitati, inviati, senz'altro, lunedì proprio su missione vuol dire inviati. Allora, mi piace l'idea della casa, io non l'ho detto oggi, ma guardate che la Chiesa si incarna nella località. La località primaria è la chiesa locale, che chiamiamo diocesi, ma attenzione, la Bibbia, il Nuovo Testamento attribuisce la parola chiesa a un'altra realtà locale, ancora più piccola, che è la famiglia. La chiama ecclesia domestica, chiesa, quindi una famiglia cristiana è la prima cellula del popolo. Quando parliamo di popolo pensiamo a qualcosa di grande, ma dobbiamo anche pensare al popolo della mia diocesi, e al popolo della mia comunità, e al popolo della mia casa. La casa è chiesa, si può fregiare del titolo di chiesa, e lo fa la scrittura, ma un grande tema che non possiamo approfondire. Le priorità, qui se noi sulla sinodalità, è veramente sviluppare il senso della responsabilità, è sviluppare... Dobbiamo superare, siamo quello che secondo me è rimasto da prima il concilio, che prima c'era il clericalismo e adesso c'è il clericalismo. Ecco, questo che secondo me cambia, cioè era il clericalismo e rimasto. Può colpa nostra di preti, colpa non so di che cosa, bisognerebbe studiarlo, ma in realtà questo è ancora. Faccio un esempio, io dico un vescovo, sono stato a fare le conferenze, grazie a Dio, quelle conferenze conosco tanti vescovi, e vedo che questi vescovi locali, non sono i vescovi di Torino, i vescovi locali
sono operai, perché veramente hanno il titolo di vescovo nel senso proprio del servizio. E mi diceva, ho chiuso, sai, le montagne, una cinquantina di parrocchie chiuse, non ho più preti, guarda, i preti stanno scomparendo, sono come i dinosauri, sono una razza in estinzione, fra poco non ce ne saranno più. Però io dico, e sono rimasto, ho fatto questa riflessione, ha chiuso le parrocchie. E i preti, e la gente mi viene sempre a chiedere, vogliamo un prete, dacci un prete, avevamo prima, c'erano i preti, Don Milani, era parroco di una parrocchia di 150 abitanti, pensa tu che si potevano permettere prima, pure, e lui le ha chiuse. E io me la vanno a chiedere un prete, vuol dire, vedi, non siamo stati educati alla sonodalità, perché vai a chiedere un prete? Ma io dico, dite al vescovo, ci dai le chiavi, ci organizziamo, ecco, sinodalità è partecipazione, sinodalità è responsabilità, perché chiudere la nostra comunità anche se piccola? Aiutateci, direi alla diocesi, ci organizziamo, cosa possiamo fare? Tu fai il catechismo, bene, tu fai quest'altro, tu leggere il tuo, tu fai la liturgia della parola. E chi ha parlato dell'Africa, qualcuno? Io l'ho visto, guardate che sono... C'è stato un paese dove non si vedeva un prete da circa 9 mesi, ma una comunità viva, tenuta da laici. Sinodalità, questa è la sinodalità. Basta col clericocentrismo, e forse è una benedizione che il Signore ci sta mandando poche vocazioni, così vi svegliate un po', perché la Chiesa siamo noi e noi ci dobbiamo da fare per costruire la Chiesa. Grazie. Grazie Giovanni, grazie. In una veglia missionaria dissi proprio questa provocazione: il Signore tornerà a donarci numerose vocazioni sacerdotali soltanto dopo che avremo recuperato abbondantemente il laicato, allora torneranno anche i preti. Quindi chiediamo al Signore di essere Chiesa viva, piano piano prendendo consapevolezza di queste prospettive così importanti. Adesso facciamo la preghiera finale con la benedizione, poi il canto che ci concederà e ci darà l'appuntamento per lunedì prossimo alle 19. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.